sia una rinuncia al cristianesimo da parte della nazione. Non è affatto l'annullamento di una delle due, ma una separazione amichevole delle sfere. La nazione perciò è ancora cristiana, sebbene rifiuti che il suo cuore e la sua mente siano governati da un potere temporale. Infatti, in queste circostanze, il cristianesimo, come libera espressione di una convinzione personale o di un carattere nazionale, ha un potere ancora più grande sulla mente di quanto possa accadere quando viene ingiunto dalle leggi civili e appoggiato dalla forza pubblica. Secondo grande risveglio tra 1800 e 1830, perché è chiaro che a questo punto si è formato tutto un nuovo stato, la religione di nuovo crolla, e quindi secondo grande risveglio, questa volta c'è un altro passaggio, diciamo, di tipo, tra virgolette, teologico. Anche qui la conversione diventa non più un miracolo dipendente da Dio, ma qualcosa che va a ricercare l'uomo. Quindi c'era questo Charles Finney, che è uno dei promotori del secondo grande risveglio, che era un avvocato dello Stato di New York. Ad un certo punto, ha una grande rivelazione, decide di lasciare tutto, di andare a predicare e organizza questi revival che richiamavano, pensate, un abitante su 10 del Kentucky. In un revival che era stato organizzato nel 1801, un abitante su 10 del Kentucky aveva partecipato. Si parla di 30.000 persone in un unico grande evento, cioè praticamente un abitante su 10 è una percentuale, un 10%, che partecipavano a questi revival che avevano due obiettivi fondamentali. Nel momento in cui chiedevano la conversione delle persone, lì associavano questa conversione a una trasformazione profonda della società, ovvero nel momento in cui ti converti, devi essere in grado di cambiare la società, di realizzare qualcosa nella società, perché non è possibile conversione senza un'azione pratica all'interno della società. E l'altra cosa è quella che viene chiamata un'esegesi post-millenarista delle scritture, per complicare le cose. Comunque, l'idea che il regno sia già in azione nel mondo, il post-millenarismo è questa idea per cui l'incatenamento di Satana, di Apocalisse 20, in cui Satana viene incatenato per 1000 anni, per i postmillenaristi questo incatenamento è già avvenuto, sta per avvenire, quindi i 1000 anni che intercorrono dall'incatenamento di Satana alla fine del mondo sono già qui. E quindi c'è tutto questo fervore per questo tempo in cui Satana è incatenato e io posso già fare qualche cosa. La Chiesa cristiana è stata concepita per agire in attacco in ogni direzione, per alzare la voce e tirar fuori ogni sua energia per combattere l'iniquità in ogni luogo, per riformare gli individui, le comunità, i governi e non riposare mai fino a che il regno e la grandezza del regno sotto l'intero cielo non sarà consegnato alla folla dei santi dell'Altissimo, fino a che ogni forma di iniquità non venga scacciata dalla terra. Questa è la masina famosa del Manifest Destiny, però non ve la dico perché sennò viene troppo lungo. Solo la frase, il popolo, noi americani siamo il popolo prescelto, il popolo eletto, l'Israele del nostro tempo. Noi portiamo l'arca della libertà nel mondo. Tutto questo scompare, o comunque viene meno, con la guerra civile tra 1860 e 1865. La guerra civile crea tutta una serie di problematiche a livello anche religioso, perché le stesse denominazioni si dividono al proprio interno, quindi battisti del nord e battisti del sud, metodisti del nord e metodisti del sud. Tanto che Abraham Lincoln in questo discorso afferma, il discorso di Gettysburg, entrambe le fazioni, cioè denominazione del nord e denominazione del sud, leggono la stessa Bibbia, pregano lo stesso Dio e ciascuna lo invoca contro l'altra. Sembra assurdo che l'uomo osi chiedere a Dio aiuto per estorcere il proprio pane dal sudore delle fronti degli altri, di altri uomini. Quindi
Quindi, prima divisione con la guerra civile, in cui ci si accorge che quel mondo idilliaco di cui avevano parlato le religioni fino a un momento prima, scatena addirittura la divisione all'interno delle stesse denominazioni. In secondo luogo, sfide da parte, dal punto di vista, diciamo, scientifico, l'arrivo del darwinismo. Il darwinismo ha un impatto fortissimo sulla teologia americana. Attraverso Spencer, diciamo, e tutti i teologi, i pastori si sono trovati a confrontarsi con l'evoluzionismo e le categorie evoluzioniste che hanno messo profondamente in discussione tutto l'impianto teologico che loro avevano utilizzato fino ad allora. Quindi, diciamo, un problema di tipo sociale, un problema di tipo scientifico che metteva in dubbio principalmente l'evoluzionismo, l'idea teleologica del mondo all'interno della quale loro le chiese si erano concepite. Poi c'è il problema della critica biblica, ma il criticismo biblico ve lo accenno solo perché è uno dei grandi, grossi problemi dopo il 1460. E poi l'ultima grande sfida di fronte alla quale si trovano le chiese è quella dell'urbanizzazione, industrializzazione e migrazione che emerge in modo fortissimo dopo la guerra civile, con un incremento della produttività e dell'industrializzazione del paese enorme che porta a un aumento incredibile della gente all'interno delle città. Si passa da un 3% di popolazione nelle grosse città americane a un 30%. Quindi un problema urbano. Mentre prima le chiese erano in grado di agire perché agivano nelle piccole comunità e all'interno delle comunità riuscivano a dare un senso alla missione, alla fede, all'interno delle città non ce la fanno più, non sono più in grado di comunicare alla gente. Anche perché quello che cambia è anche l'aumento della povertà, un netto aumento della povertà, una diminuzione fortissima del reddito delle famiglie. Se voi sentite tutti questi termini, non sono molto lontani dall'idea di crisi che abbiamo noi, per quanto ne parlassimo 100 anni fa. Donne costrette a lavorare in fabbriche, quindi bambini che non venivano, queste sono tutte denunce che le chiese fanno al tempo, bambini che non venivano cresciuti dai genitori perché appunto lavoravano, la spersonalizzazione dei sistemi di fabbrica per cui l'artigiano diventa invece sostituibile in un sistema di fabbrica in cui chiunque può fare il suo lavoro e anzi la manodopera non specializzata e privilegiata rispetto a manodopera specializzata, il sorgere di nuovi movimenti sindacali, che per i protestanti il grosso problema che i movimenti sindacali provocava era il fatto che poi si scatenavano violenti scioperi che chiaramente andavano contro un'idea idilliaca di società come loro ce l'avevano in mente, l'aumento delle tentazioni, c'è questa idea che nella 14ª di New York c'erano 111 chiese e ben 4.065 bar, diciamo saloon, insomma. Saloon che molto spesso avevano affari di, diciamo, erano anche case chiuse nel retro, e quindi questo creava, soprattutto immaginate un mondo come quello protestante che rispetto al... Negli Stati Uniti il mondo cattolico è sempre stato visto come molto liberale, perché comunque i cattolici più o meno bevevano, soprattutto gli irlandesi, andavano a teatro, cosa per i protestanti a quel tempo impensabile, quindi questo è l'aumento dell'immigrazione, soprattutto cattolica, perché se fino al 1860 l'immigrazione fu soprattutto un'immigrazione da paesi, diciamo, del nord Europa, dopo il 1860 aumenta drasticamente l'immigrazione di paesi cattolici, che crea un grosso problema alle chiese protestanti che fino ad allora avevano avuto l'egemonia. Interessante infatti è, per esempio, per non farvi addormentare, queste immagini, ve le metto solo lì per darvi un'idea, di propaganda anticattolica di inizio secolo. Ci sono queste, ovviamente, le rive americane, le rive del Gange americano, ci sono questi coccodrilli vestiti chiaramente da prelati che minano le scuole pubbliche protestanti, chiaramente.
Ovvero il problema grosso dei cattolici è che costruivano delle scuole in cui passavano i loro principi morali. Quindi c'è l'ultimo baluardo, il divieto della scuola americana, della scuola pubblica americana, il maestro che difende gli studenti dall'arrivo. E lo stesso è interessante anche questo. Questo invece è, vediamo se si legge, ma la terra promessa vista dalle cime del Duomo di San Pietro, insomma, con il Papa che voleva appropriarsi del territorio americano, quindi il Papa che lo vede come la nuova terra promessa, il nuovo baluardo. Invece per quanto riguarda le tentazioni del vino, non immagini, ce ne sono veramente tantissime, però questo è cosa succede in un bar dopo la quarta ora in cui qualcuno beveva. Comunque le chiese protestanti si trovano di fronte, ed era questo il punto a cui volevo arrivare, si trovano di fronte a tutta una serie di sfide sociali, politiche, economiche, che le mettono in discussione. Le vedono profondamente in discussione perché si trovano ad avere degli strumenti con i quali non sono più in grado di dare delle risposte alle esigenze delle persone che si trovano di fronte. Soprattutto la sfera urbana è quella che crea più difficoltà, proprio perché gli Stati Uniti fino a quel momento erano comunità rurali soprattutto, si sviluppavano a livello rurale, le chiese agivano a livello rurale. Quali sono le risposte che vengono date? Ed era qui il punto in cui si sviluppa l'indagine sul movimento che io ho fatto. Allora, il movimento si chiama Vangelo Sociale e nasce appunto in relazione alle sfide urbane della città. Questi pastori, arrivati nelle città, si rendono conto che lì è un terreno che necessita di evangelizzazione, è un terreno che necessita di riportare Cristo nelle città. Uno degli esponenti principali, adesso vi do i due nomi degli esponenti principali, che sono Washington Gladden e Walter Rauschenbusch. Se la società, scrive Gladden, era un organismo in cui tutte le parti sono intrinsecamente legate tra di loro, quindi analizzo la società come un meccanismo, un organismo in cui tutte le parti sono legate tra di loro, il principio vitale di queste parti deve diventare Cristo, cioè quello che collega tutto l'organismo sociale deve diventare di nuovo Cristo. E Rauschenbusch scrive: qui, nella città, una persona può sperimentare se il Vangelo di Gesù ha un potere reale che può veramente salvare gli uomini che si aprono alla sua influenza. Ovvero, nella sfida che la società poneva loro, questi pastori si chiedono: qui ci mettiamo veramente in gioco, qui veramente decidiamo se quello che abbiamo predicato finora ha valore, ha senso, si può giocare. Dall'altra parte c'è una risposta anche a un tipo di religiosità che era nato da queste sfide, ovvero una parte del protestantesimo di fronte a sfide di questo genere aveva optato per un'opzione, ovvero quella di rinchiudersi in se stessa. Pensate che dal momento che le chiese americane ovviamente vivono sulle offerte della gente, la maggior parte delle chiese, siccome le città, man mano che arrivavano immigrati, man mano che arrivavano operai, si spopolavano dei ricchi della città che andavano in periferia ad abitare, il prete prendeva baracca e burattini e si spostava insieme alla sua comunità, lasciando chiaramente spopolata la città. Un atteggiamento, tra l'altro, che si rifaceva all'idea che la povertà era il frutto del vizio, che la povertà, cioè, non era
dovuta al sistema sociale, ma era a causa degli infingardi operai. Addirittura un pastore diceva che se una persona non è capace di vivere con pane e acqua al giorno, non è degna di vivere. Era una teologia, i social gospel la definiranno a metà, quella dell'evangelicalismo. Questa è la prima citazione di un vescovo anglicano che dice: a lungo termine è solo all'uomo che agisce moralmente che arrivano le ricchezze. Noi, come i salmisti, solo occasionalmente vediamo i cattivi che prosperano. La pietà divina è in combutta con la ricchezza. La seconda citazione, invece, è di un discorso che fu tenuto 3.000 volte negli Stati Uniti da questo signore, che affermava che non c'è nessuna persona povera negli Stati Uniti che non sia resa povera dai suoi difetti. Questo è un lato dell'evangelicalismo. In risposta a questo evangelicalismo c'è questo Moody che risponde con un revival come quelli che abbiamo visto prima, un revival però fatto ad hoc per quella situazione. Ovvero, c'è tutta questa gente sbandata, non sappiamo dove va la società. E allora lui gli andava a dire: senti, tu dici le tue preghiere, non leggere libri. Non leggere libri, romanzi, non leggere solo letteratura buona, non andare al teatro, fai la tua vita per bene e vedrai che tutto andrà bene. Cioè andava a dare delle risposte molto semplici di cose che dovevano fare, di atteggiamenti che dovevano tenere e così tutto sarebbe andato per il verso giusto. Tra l'altro questo Moody era un venditore di scarpe che a un certo punto ha capito che sarebbe diventato più ricco facendo il predicatore con una forza incredibile, perché era un venditore di scarpe che da niente, cioè era un poverello che gli avevano dato delle scarpe in mano, aveva avuto una fortuna immensa, ha lasciato tutto e ha cominciato a fare il predicatore. Quindi questo movimento social gospel è costituito da pastori, ministri, professori, abbiamo moltissimi professori universitari all'interno del movimento, membri della borghesia, affiliati, soprattutto qui abbiamo le denominazioni protestanti del nord, giusto per darvi un'idea, perché non è che tutti gli Stati Uniti, abbiamo denominazioni protestanti del nord, trasversalmente il movimento social gospel è uno dei movimenti fondamentali degli Stati Uniti, non si è ridotto lì, soprattutto per la sua capacità di aprire un dialogo ecumenico tra le denominazioni protestanti. Sentono la necessità di ripensare il ruolo delle chiese nella società in trasformazione. Cioè, di fronte a questo, sentono la necessità di ripensare, di ricapire che cosa voleva dire veramente essere chiesa nella società. E quindi capiscono che uno dei modi per riuscirci era quello di ripensare le categorie sociologiche attraverso le quali interpretare la società. Ovvero capiscono che il problema di un discorso come quello che facevano gli evangelicali alla Moody e via dicendo, era che semplicemente non erano stati in grado di leggere i segni dei tempi, non erano stati in grado di capire come la società funzionava veramente. Per cui i social gospel, per esempio, saranno i primi pionieri, diciamo, degli studi sociologici negli Stati Uniti e porteranno la sociologia all'interno dei seminari, per esempio. Nei seminari diventa obbligatorio lo studio della sociologia, della sociologia e di materia economica, di scienze sociali in generale. Perché pensavano che la prima cosa da fare era capire la realtà in cui essi si muovevano. Da questo capire di che tipo di società si stava parlando, ne derivava un'etica in cui loro credevano che la società nel suo insieme fosse soggetto di redenzione, ovvero che se si doveva parlare di redenzione si doveva parlare di una redenzione dell'intera società. Questo passaggio loro lo fanno grazie all'idea appunto di regno di Dio. Il movimento nasce, come vi dicevo, negli anni 70
E ha un inizio un po' incerto perché questi pastori semplicemente si sono trovati di fronte a esigenze pastorali, si sono trovati a dover gestire delle situazioni concretamente che non sapevano come gestire. Quindi fanno molta fatica a capire in che prospettiva porsi all'interno della società, anche perché andavano chiaramente controcorrente rispetto all'evangelicalismo dominante delle varie denominazioni, dialogo ecumenico, via dicendo, delle cose. In più non si trovano a scontrarsi solo con l'evangelicalismo, ma anche con tutte le tendenze di tipo socialista, perché la prima grande critica che venne fatta al social gospel fu quella di essere un movimento socialista. Però era chiaro che l'istanza di fondo del movimento non era appunto quella socialista, ma era quella di redenzione del regno, quindi tutto un rifiuto. L'unica, idea socialista che c'era sotto forse era solo quello di pensare alla società come un organismo nel suo insieme che doveva essere redento. C'è uno sviluppo successivo negli anni 90 in cui il movimento comincia a prendere sempre più forma con le prime grandi voci, quindi con i primi grandi pastori che cominciano a sistematizzare il loro pensiero, e avrà il suo sviluppo maggiore nelle prime decadi del XX secolo. È interessante perché grazie a questa dimensione, ripensando a questa dimensione urbana, loro arrivano ad affermare che la storia di questo meraviglioso spettacolo comincia nelle campagne, il suo epilogo è nella città. Cioè il coronamento e il compimento, la venuta del regno di Dio in terra, non è rappresentata da un giardino, ma da una città santa. Cioè fanno questo collegamento. Noi siamo nelle città, in una realtà urbana, ma in fondo nella Bibbia non abbiamo una Gerusalemme celeste, non è alla fine una città che ci viene prospettata come fine. Il paradiso perduto era un giardino, il paradiso riconquistato sarà una città. Come vi dicevo, questo movimento ha come cuore quello dell'idea del regno di Dio ed è attraverso questa categoria che loro ripensano tutto il problema sociale che si trovano ad affrontare. Prima di analizzare però la categoria di regno, voglio solo fare brevemente la biografia di il protagonista, diciamo, uno dei principali, delle principali voci del social gospel, che è questo Walter Rauschenbusch, per mostrarvi anche come concretamente lui abbia sviluppato la sua vocazione di fronte alla modernità. Nasce in questa cittadina del Massachusetts, lui è un pastore battista che nasce nel 1861 da genitori tedeschi luterani convertiti al battismo. La sua infanzia la fa in Germania e poi nel 1878, come tutti i protestanti, i battisti, ha questa rivelazione, questa conversione religiosa che gli permette di entrare a far parte piena della comunità. Ritorna in Germania per i studi liceali, poi ritorna di nuovo negli Stati Uniti e qui studierà contemporaneamente sia in seminario sia all'Università di Rochester, diventando pastore. Il problema è che aveva delle idee un po' troppo liberali e per cui una volta, laureatosi, doveva diventare preside di un collegio, invece la comunità battista, avendo queste idee troppo liberali, lo manda a fare il pastore a New York. Situazione catastrofica di una chiesa decadente, una comunità dispersa e via dicendo, e lui si ritrova giovane, quanti anni aveva, ad essere pastore in questa chiesa. E quindi si rivela un nuovo mondo. È proprio l'esperienza concreta che lui fa che gli permette di capire
Nel primo libro lui scrive: per 11 anni sono stato un pastore tra operai a New York. Ho condiviso la loro vita, utilizzato le prime energie della mia vita al loro servizio. Negli anni più recenti il mio lavoro è stato portato su altre strade, ma non ho mai smesso di sentire che sono debitore di queste persone semplici che sono state mie amiche. Se questo libro in qualche modo aiuta ad alleggerire la pressione che li opprime e aumenta la forza per farli rialzare, conoscerò il maestro della mia vita con una maggiore confidenza. L'esperienza di New York, cioè, cambia completamente la prospettiva di Rauschenbusch, e lui dirà: ho letto molti pochi libri, ma a New York ho finalmente vissuto con la gente e ho capito la profonda richiesta di senso che questa gente poneva, richiesta di significato, richiesta di risposte a domande profonde. Fonda così con alcuni amici una rivista nel 1889 che era pensata appositamente per gli operai, ovvero lui credeva che le istituzioni dessero per lo più voce ai grandi poteri e che gli operai non avessero mai voce. Perciò fonda questa rivista nella quale vengono scritti tutta una serie di articoli per gli operai, per chiarire loro la situazione e per, tra virgolette, risvegliarli. Siamo ancora però nel 1889, quindi all'inizio del movimento, e la rivista non ha un grande successo, per il semplice fatto che molto spesso quello che si creava, quelle risposte che venivano date in questa rivista erano risposte che rimanevano ancora ancorate a quel discorso dell'evangelicalismo. Veniva insegnato alle donne come preparare la tavola, come dovevano accudire i figli e via dicendo, dando delle risposte che non erano ancora, almeno a parere dei social gospel, una vera risposta alle esigenze della società. Quello che cambia la sua prospettiva è questo viaggio in Europa, in cui visita soprattutto l'Inghilterra, Liverpool, che in quegli anni era nel pieno dell'industrializzazione, e qui ed è qui che scopre l'idea di regno di Dio. Dice: qui era l'idea e lo scopo che aveva dominato la mente del maestro stesso. Tutti i suoi insegnamenti ruotavano attorno ad esso. La sua stessa vita gli fu sacrificata, la sua morte fu sofferta in suo favore. Quando un uomo vede una volta nel Vangelo tutto ciò, non può che vederlo sempre da allora in poi. Cioè, quando il regno domina il nostro paesaggio, la nostra prospettiva si allinea in modo nuovo. Sentivo una nuova sicurezza nei miei impulsi sociali. L'autorità spirituale di Gesù Cristo sarebbe stata sufficiente a compensare il peso di tutti i dottori. E ora sapevo che avevo la storia dalla mia parte. Inoltre ho scoperto che questa nuova concezione dello scopo del cristianesimo era stranamente soddisfacente. Rispondeva a tutti i nuovi e vecchi elementi della mia vita religiosa. La salvezza dei dannati, l'insegnamento dei giovani, la cura pastorale dei poveri e dei deboli, lo studio della Bibbia, le riforme politiche, tutto era incluso nell'obiettivo del regno di Dio. Vabbè. Quindi torna dal viaggio in Europa, si sposa, fonda questo movimento che è uno dei movimenti all'avanguardia, questi Brotherhood of the Kingdom, che è un movimento, i primi che fondarono proprio sull'idea di regno sono sempre dei pastori che si mettono insieme e si incontrano ogni anno per discutere dell'idea di regno di Dio e di come attuare nella società, nelle loro parrocchie. Parrocchie non si può parlare nel mondo protestante, comunque delle loro comunità, delle loro chiese. Purtroppo era affetto da una sordità ereditata in qualche modo, che è incurabile, e quindi ad un certo punto è costretto a lasciare il suo ministero a New York e diventerà professore prima in seminario a Rochester e poi nel Dipartimento di Storia.